something new. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video pieno di novità. Finalmente oggi Legend ha deciso di rilasciare contenuti nuovi e infatti oggi, oltre ad analizzare il kit di Trunks Zenkai, così vediamo anche come si sono approcciati con il nuovo sistema di Zenkai e se ne vale davvero la pena pullare quelle 7-8000 Chrono Crystal, andremo a vedere anche Tenzing, Krillin e Yamcha Extreme. Sono le tre nuove unit free to play che si possono farmare negli appositi eventi. Andiamo subito a vedere il kit di Trunks Zenkai. Allora, innanzitutto queste sono le statistiche da 7 più, perché è un PG davvero vecchissimo e praticamente tutti gli old player hanno 7 più, credo sia abbastanza normale averla a queste stelle. Statistiche altissime come ogni Zenkai, vita altissima, le difese sono veramente oscene, credo siano una delle difese più alte del gioco, ora dovrei controllare. Strike e Blast sono buone, non troppo elevate perché essendo giusto un defense type va bene, è corretto, però già da queste statistiche capiamo che tankerà davvero tantissimo. Ha una strike, una blast, nulla di diverso. Qui le strike, attenzione, hanno 50% di infliggere bleed, molto interessante, sono molto scomode. Special move, allora deals maggior impact damage al 20% sul proprio kill recovery per 15 timer counts e infligge un downgrade al nemico del 20% sul danno ricevuto per 15 timer counts on hit. Ok, una cosa tranquilla. Green card, più 25% di strike e blast damage inflitti per 20 timer counts e costa solo 11, questa non è male per nulla, perché 25% non è poco e essendo defense type questa green lo potrà aiutare abbastanza. Andiamo a vedere la ultimate. Deals massive slice damage e applica i seguenti effetti all'attivazione: 30% di damage inflitto contro il tag Lineage of Evil per timer counts e infine nullifica anche l'endurance, quindi per esempio quella di Frieza Full Power. Questo è un counter diretto a Frieza Full Power, ovviamente anche a, per esempio, a Kid Q, però più a Frieza perché ha l'anti-Loe, quindi è proprio disegnato per counterare Loe, Frieza Force eccetera. Main ability. Allora, spawna la bella ultimate, recupera il ki di 20 e si buffa il damage del 20% per 15 timer counts. Nulla di che, qua in pratica si pesca la ultimate e si ride il ki per tirarla, niente di speciale. Z-ability per Rebel Saiyan, Base Blast Attack 25%, questa è la sua, quella normale. E in più qua poi abbiamo la Zenkai Ability per gli Rebel Saiyan e per i Red. Quindi quest'altro buff magari lo può ricevere Gotenks oppure Gohan Super Saiyan 2. Andiamo a vedere la prima unit. Allora, più 20% di damage inflitto contro il tag Frieza Force o Lineage of Evil. Come dicevo prima, questo è un counter diretto appunto a questi tag e non può essere cancellato. Applica i seguenti effetti a tutti i nemici quando questo carattere entra in campo: infligge un downgrade sul danno ricevuto del 10% per 15 timer counts e infligge un altro downgrade sul costo delle carte Strike e Blast per 3 per 10 timer counts. Carina che dà il debuff a tutti i nemici appena entra, però 10% magari un po' poco, avrei messo magari 20%, non lo so, considerando che per esempio Rosé debuff del 30% tutti, sì, quella è quasi unica, davvero forte. Boh, 10% un po' pochino, però alla fine non è male, essendo poi defense type, quindi... Andiamo a vedere la seconda unit. Allora, qua è rimasto uguale, in pratica riduce il danno ricevuto del 40% quando entra in cover, in più però, quando appunto entra in cover, si attivano questi buff: un 20% di damage inflitto per 20 timer counts e un downgrade al nemico del meno 40% di kill recovery per 10 timer counts. Carino perché questo Trunks con quelle difese che rasentano i 190k, che sono assurdi, più tipo 2,6 milioni di HP, con la cover del 40% sarà un vero e proprio muro. Ok che è cancellabile questa cover, quindi magari attenti ai vari Vegito che possono tirarvi la green eccetera, ma quello è normale. Però con una cover del genere, con quelle difese, tankerà veramente il mondo e in più quando appunto lo metterete in cover si bufferà anche il damage inflicted, quindi non male, almeno comincia già a essere apparsi qualche danno, perché ok che ha stats alte, però sicuramente con queste percentuali i danni saranno ancora pochini. Il fatto del kill recovery è una cosa in più, può essere scomoda, nulla di troppo assurdo sinceramente.
terza unit applica i seguenti effetti agli switch, in pratica agli alleati. Allora, recupera la vita del 15%, si può attivare due volte, recupera il ki di 20 e un 10% di damage inflicted che arriva fino a 20. Molto forte questa unit. Allora, recupero heal come quello di Baby, uguale, però si può usare solo per due volte, quindi dovrete usarlo correttamente, non potete fare switch a repentini come per esempio con il GT o con il Regeneration. Il recupero ki di 20 è buonissimo, io amo i personaggi che hanno appunto il recupero ki allo switch e coloro che lo fanno da support sono molto forti e questa è buonissima come cosa, perché ti fa proprio girare il team bene, te lo rende più veloce e infine ha un 10% di damage inflicted che poi arriva fino a 20. Questa è una cosa carina, altro buff allo switch, e ora capisco anche perché hanno messo solo il 10% per i debuff agli avversari, perché appunto aveva anche questo buff allo switch. Quindi considerate che mettere un 10% agli avversari debuff più lo switch al vostro compagno che arriva fino a un 20%, già state a un 30% in generale, e lui ne ha anche support, in realtà è solo defense type. Questa è un'unica molto buona, ti fa girare bene il team, sicuramente lo rende più veloce e rende anche più scomodo per l'avversario. Ok, andiamo a vedere l'ultima unit. In pratica applichiamo questi effetti quando questo personaggio viene giocato con un altro Hybrid Saiyan. Più 20% di damage inflicted per 15 timer counts, riceve il danno ridotto del 20%, non può essere staccato, incrementa il record della speed di un livello per 15 timer counts e infine a meno 3 sulle strike e blast art per 10 timer counts. Allora, sicuramente questa unit credo sia la migliore del kit, mi dispiace solo che i buff possono essere cancellati, perché viene counterato ancora di più da Vegito Blu in questo modo, però, attenzione. Innanzitutto vediamo che ha un danno ridotto del 20% che, aggiungendo alla cover, abbiamo già un 60% in cover in pratica, giocato in un hybrid. Ed è assurdo, 60% in cover con quelle statistiche è assurdo, è veramente un muro che non prende danni. Più 20% di damage inflicted, ok, alla fine non è un pg che deve fare danno, abbiamo capito che questo personaggio è letteralmente un muro, ti serve per tankare e per supportare gli alleati, non è quel personaggio che ti fa danni, sicuramente ne farà pochi anche con quelle statistiche, non farà danni alti, questo è normale, magari ne farà abbastanza contro Loe, contro Fisa Force sicuramente, però contro il resto dei team magari non farà questi dannoni, anzi. Incrementa il record speed, buono, perché riuscirà a fare anche combo abbastanza lunghe e appunto riuscirà a incrementare i suoi danni, a mettere bleed, a dare fastidio all'avversario, e il meno 3 strike blast ovviamente va ad accompagnare il card dello speed per allungare le combo. Allora, cosa ne penso di questo Trunks? Sicuramente con questo kit più queste statistiche è un ottimo personaggio Zenkai 7 in Hybrid Saiyan. Allora, in Hybrid Saiyan con appunto magari affiancato al nuovo Trunks, quello free to play, a un probabile Gohan per Zenkai, oppure anche con un Trunks Rage che dà altri buff agli Switch, eccetera, in un Hybrid questo personaggio è molto forte, perché l'Hybrid era un team abbastanza rischioso da giocare, e in pratica danno il red ultra tankiness che gli regge tutto, gli dà i buff agli alleati, a parte che avevano anche altro support, quindi sicuramente con lui faranno ancora più danni i vari Gon e Yell, Trunks, Free to Play, Zenkai, eccetera. Inoltre, ripeto, in generale è un bel PG, considerando le statistiche altissime più queste percentuali, non è per niente male, sicuramente verrà hard counterato da Vegito Blu, perché essendo red e con i buff cancellabili è normale che venga counterato, però questo non vuol dire che è ingiocabile un personaggio simile, anzi. Nel future, nel Vegeta Family, non ce lo vedo molto bene, perché appunto deve essere affiancato per forza di cose da un Hybrid Saiyan, e nel Vegeta Family magari sì, però vai a perdere una Z-Ability e non lo so quanto possa essere d'impatto sul team, magari potrà anche girare abbastanza bene, però sicuramente l'Hybrid Saiyan è il team principale su cui deve essere giocato. Nel future invece non ce lo vedo proprio, perché deve essere per forza affiancato da Trunks Rage, Yell, i colori girano male, ci sono due tank, quindi i danni cominciano a calare parecchio, ci vedo ancora meglio Rosé in un future che questo Trunks, però in un hybrid è veramente devastante a parere mio. Poi vedremo anche vari showcase, vedremo quando la gente lo porterà a Zenkai 7, io non credo appunto di portarlo perché il mio hybrid fa veramente pietà, quindi non mi serve, e nel future ho il mio Rosé stellato 5+, quindi non ho motivo di fare questo Trunks a Zenkai 7. Però se qualcuno magari ha un Gohan Zenkai alto o un Hybrid stellato e vuole puntare quelle 7-8 mila crono per questo Trunks, sicuramente
è un buon investimento, a parer mio. Poi magari se siete ancora dubbiosi, aspettate, vedete gli showcase magari di gente che lo gioca in hybrid, vedete come gira, i pareri degli altri, e poi decidete. Comunque avete tempo, con le 7-8.000 crono potete ancora farmarle, quindi calmi, e poi vedete appunto se spenderle o no. Ok ragazzi, il video analisi può finire qui. Ho deciso di dividere i due video, ovvero quello di Trunks Zenkai e quello di 3 Super Warrior, sia per una questione di tempistica, perché davvero veniva troppo lungo e troppo pesante, sia perché volevo soffermarmi particolarmente sul nuovo sistema di Zenkai, visto che in questi giorni sono andate davvero tante polemiche sul nuovo vecchio sistema, quindi volevo anche vedere se ne valeva la pena spendere queste 7-8.000 crono, appunto togliendo la possibilità di fare lo Zenkai 1 free oppure no. Ripeto, aspettate, magari vedete altri showcase, vedete magari in PvP voi stessi o i pareri altrui, e poi se avete un buon hybrid allora puntate su questo Trunks. Magari poi girerà bene anche nel futuro nel Vegeta Family, sicuramente io questo lo devo ancora provare e vedere, ma a primo impatto non mi sembra. Comunque aspettate e poi decidete. Detto questo, spero che il video e l'analisi vi sia piaciuta, noi ci vediamo o domani oppure in giornata con l'analisi dei 3 Super Warrior, e niente, io vi saluto.